Bentornati a Sagrezzo TV, buonasera Beppe. Ciao Marco. Fabio. Oggi parliamo di oro. Bello argomento, luccicante. Luccicante. Non tanto perché a leggere le ultime operazioni della Guardia di Finanza non aretina, cioè operazioni che sono venute da fuori, sembra un settore che, come dire, è così incentrato all'illegalità, sempre che poi le accuse, io dico sempre, perché prima c'è lo scandalo sulla stampa, il comunicato che dice questo ha fatto questo, sembra tutto accertato, tutto chiaro, poi quando si arriva nei tribunali le cose possono cambiare, però dopo non se lo ricorda nessuno. Detto questo, però a leggere queste operazioni sembra che questo settore sia un po' troppo in balia dell'illegalità. Ma io ti devo dire che con la professione che faccio ormai da 40 anni ho avuto a che fare con gli orafi abbastanza. Che professione fai da 40 anni? Facevo il commercialista, ora faccio il pensionato da due. Ti posso dire di aver lavorato con gli orafi per tutti questi anni, e con aziende che erano al pari delle altre, cioè aziende che rispettavano tutto quello che erano le leggi, serie, e quindi sicuramente tutto questo caos che sta avvenendo ultimamente, tutte queste cose che sono venute fuori ultimamente, esono un po' dall'orafo tradizionale, perché noi bisogna difendere anche l'orafo tradizionale, perché sono gente che danno lavoro, hanno dato lustro a questa città, hanno fatto la fortuna loro ed anche le famiglie, e quindi di conseguenza vedere tutto questo marciume, diciamo, che gli torna contro, non va bene. Perché? Perché la maggior parte delle aziende sono aziende sane, sono aziende corrette, sono aziende che fanno il loro lavoro, sono aziende che magari cercano, come tutte le altre aziende che esistono in Italia, di trovare soluzioni per poter risparmiare qualcosa. Questo va bene, però non siamo ai livelli che si sta dicendo in questi giorni, perché secondo me oggi quello che è successo in questi giorni va al di fuori e esula da quello che è il settore orafo. Sicuramente questi non sono orafi, nel vero senso della parola. Si parla insomma di riciclaggio, giro di soldi, giro di, appunto, di oro, che non si sa di che provenienza sia. No, poi rapporti internazionali, rapporti che vanno anche a riciclare denaro sporco, rapporti che intrinsecano fra Turchia, Italia, Africa, quindi c'è qualcosa che non torna. Qui non siamo di fronte ad aziende che producono, aziende serie che hanno fatto la fortuna di questa città. Qui siamo di fronte, secondo me, ad avventurieri. Quindi diciamo che è gente che magari ha iniziato in questo settore per fare questi traffici, non perché avesse la vocazione dell'oro. Ma io non li conosco, quindi non lo so, però sicuramente questi non sono imprenditori. Questi non sono imprenditori, ma soprattutto faccendieri, a questo punto qui sicuramente. E la categoria cosa può fare per difendersi, per non farsi penetrare da questa gente? La categoria non dovrebbe stare supina a subire, secondo me. La categoria dovrebbe uscire fuori e iniziare a spiegare e a difendere proprio la propria immagine, perché così non va assolutamente bene. D'altronde oggi, mi deve dire, nonostante la crisi che c'è stato e nonostante la riduzione complessiva delle aziende orafe, cos'è che traina un po' l'economia della città di Arezzo? È sempre il settore orafo. Per cui sicuramente va riconsiderato il settore orafo a un certo livello e vanno presi per quello che sono, cioè imprenditori. E quindi devono difendere, appunto, meglio. Devo difendere la propria immagine, perché non va assolutamente bene che siano supini dentro le loro aziende a sopportare che vengano fuori queste cose che secondo me nulla hanno a che fare col settore ufficiale dell'oro. Ci vediamo domani.